Simone Resti, oggi debuttante a difesa della porta rossoverde, una buona prestazione e anche da parte della squadra bella partita. Le tue impressioni? Ma io ho visto una grandissima Ternana oggi, perché era una partita veramente difficile, che dovevi vincere per forza in un campo brutto. Dietro, soprattutto io parlo dietro, i miei ragazzi hanno fatto una partita incredibile giocando alti senza paura, e giustamente siamo stati premiati con i 3 punti e rimanendo imbattuti. Ecco Simone, hai saputo aspettare il tuo tempo, hai sfoderato una bellissima prestazione, forse l'unico neo è quell'ammonizione, possiamo dire così? Sì, ci sono abituato, perché ne prenderò tante altre se il mister mi farà scendere in campo, quindi, però non è quello, non è il problema l'ammonizione. Sono contento per me, ma soprattutto per i miei compagni, perché se lo meritavano. Poi abbiamo visto comunque incitare molti ragazzi anche a fine partita, no? A richiamare un po' la difesa dicendo mancano ancora gli ultimi 2 minuti, quindi siamo concentrati, rimaniamo concentrati, quindi è anche, insomma, la tua figura dietro è stata importante in questa partita. Ma io quando scendo in campo per vincere, per non prendere gol. Ogni volta che prendo gol ci penso tutta la settimana, quindi non voglio mai andare a casa e rovinarmi il giorno libero. Oggi posso andare a casa a testa alta insieme ai miei compagni e ci godiamo questa vittoria. Quanto ti mancava questo momento? Tanto, perché ho sofferto in panchina, come giusto che sia, quando uno non gioca, senza far polemica, ti alleni e poi l'importante è farti trovare pronto. Io l'ho sempre fatto nella mia carriera. Aresti, ti abbiamo visto molto efficace nelle uscite e poi comandare con autorità la difesa, però ti dobbiamo tirare un po' gli orecchi, perché hai preso un'ammonizione in Genoa, forse hai così, diciamo, una, non lo so, un'aspirazione di voler fare una specie di raccattapalle, di sostituirli. Stiamo scherzando naturalmente. Sì, no, ci sono abituato alle ammonizioni, perché perdo un po' di tempo, la squadra ha bisogno di recuperare, ogni tanto ci sta a riflettere, qui 30-40 secondi secondo me sono importanti per prendere fiato e sistemarsi bene in campo, quindi ben vengono le ammonizioni quando poi si vince 3-0. Senti, questa partita tu come l'hai vista? L'Entella è stata una squadra che vi ha impensierito a inizio ripresa, in quel momento che avete pensato in campo, tu e i tuoi colleghi? Io quando ho guardato negli occhi i miei compagni a inizio partito, ho detto oggi vinciamo, non ce n'era per nessuno. Quando si entra con questa fame e questa cattiveria, la Ternana vince, punto. E per il futuro l'iniezione di fiducia di questa vittoria quanto può contare? Quanto mancano ancora 6 incontri al giro di boa? Può contare tanto, può contare tanto, perché le vittorie aiutano a vincere, quindi sicuramente scenderemo in campo ancora più carichi e andremo a Frosinone per prendere i 3 punti. Nel frattempo è scivolato Troiano lì all'ingresso qui della mix zone, ecco perché Aresti si è messo a ridere. Sì, spero che si sia fatto male. No, sembra sta bene. A Frosinone però ti aspetti ancora di scendere in campo? Sì, me lo aspetto di scendere in campo, certo. Ok. Grazie, bocca al lupo.